Si è fermata. Il mistico di città di V.B. L'arago continuò. Mi rendo conto che per lei è triste vedere la vita esterna che prosegue superba e indifferente, mentre la sua vita si è fermata. È proprio questo che non deve fare, credere al distacco da suo marito. Lei deve controllare il suo dolore, perché se è arrivato, era giusto che arrivasse, e non deve credere che questo periodo della sua vita sia perso, ma al contrario, che è molto utile. «Non capisco», sospirò la donna. «Fa bene a dirmi che non capisce. Intendo dire che se lei soffre è perché la legge non aveva altro modo per farla evolvere». L'arago gettava il seme dei suoi concetti. Era poi l'interlocutore che maturava il seme dentro di sé e tornava per chiedergli spiegazioni. Così l'arago era presente per l'intero tragitto del suo aiuto. «Quando è che lei soffre di più?» chiese. «Nelle ore in cui mio marito ed io stavamo insieme». «E come reagisce?» «In nessun modo. Male. Quando si sente soffocare dal dolore, deve sapere che in quel momento sta facendo molto male a suo marito». «Perché?» disse la donna. «Perché suo marito le è vicino e soffre perché lei non si accorge che le è vicino. Questo che le dico non la farà soffrire di meno, ma io la prego di riflettere sulle mie parole, pur continuando a soffrire. Poi anche lei comincerà a sentire la presenza di suo marito». La donna continuava a non capire, ma intuiva che l'arago voleva aiutarla. Non capiva come, ma voleva aiutarla. L'arago proseguì. «Da domani lei dovrà riflettere su quello che le ho detto. E se continuerà a farlo, a poco sentirà il contatto con suo marito, che adesso è avvertito solo da lui». Guardò la collega e si accorse che il senso di separatività che aveva provato dopo la lettura del foglio in bacheca si era annullato. Adesso voleva aiutare quella donna, anche se era certo che lei soffriva solo per il suo bene. Ma come spiegarlo? Come infonderle questa certezza? La donna piangeva quietamente, con un sospiro semplice. L'arago le prese la mano e le disse: «Signora, se lei raggiungerà il sentire di cui parlo, si accorgerà che lentamente un'impressione di pace affluirà dentro di lei. E un vasto campo di meditazioni confortevoli le si aprirà dinanzi». La donna si percepiva in una cuccia, un'energia sconosciuta le scendeva dentro con un flusso lento ma costante, come una trasfusione di benessere. L'arago le diceva come arginare il dolore per non subire quello che lui chiamava salasso energetico. Ma adesso era lui a fornire alla donna l'energia di cui aveva bisogno. E questa cessione gli procurava benessere.